Ciao a tutti amici della pagina, io so da quello che mi scrivete che voi amate moltissimo il quartiere del Greenwich Village e infatti oggi vi regalo un bel tour nel quale vi faccio vedere le cose salienti e più importanti di questo meraviglioso quartiere. Ed ecco, non possiamo che incominciare questa passeggiata nel Greenwich Village, nel suo centro, che è il Washington Square Park, molto frequentato da turisti, residenti e studenti, visto che si trova proprio vicinissimo al campus principale della New York University. Adesso vediamo un po' di cose principali di questo parco. State vedendo la fontana, che però è spenta e ci stanno skateando all'interno. Questo è sicuramente il monumento più famoso del Washington Square Park, è il Washington Arch dell'architetto Stanford White, realizzato alla memoria di colui al quale è stato intestato questo parco, ovvero il generale e primo presidente degli Stati Uniti d'America George Washington. E infatti vedete che ci sono anche due rilievi che lo raffigurano, due statue anzi, più che rilievi. Vedete, abbiamo da entrambi i lati George Washington, queste due statue che sono Washington in Peace, che lo raffigura nei panni di statista, e Washington in War, che lo raffigura nei panni invece di generale durante la guerra rivoluzionaria. Guardate che bella anche la zona nord del Washington Square Park, questa schiera di case che viene conosciuta come The Row, ovvero appunto la schiera, ed è uno dei primi esempi di architettura urbanistica d'insieme di questa città. Guardate in particolar modo questa casa al civico 11, che è quella utilizzata nel film Io sono leggenda, dove ci vive il protagonista Will Smith. Questa proprio alle spalle della Washington Square North e invece la Washington Muse. Guardate, una stradina privata con delle case molto vecchie. Anche questa molto particolare, ricalca l'atmosfera generale di questo quartiere. Come vi dicevo, a ridosso del Washington Square Park c'è il campus principale della New York University, una delle istituzioni universitarie più prestigiose della nazione, edificio principale che prende il nome di Brown Building. E un tempo era l'Ash Building, che ospitava un'industria tessile, passato alla storia nel 1911 per un incendio che provocò la morte di numerose lavoratrici del settore tessile. Qui c'è una statua cara a noi italiani, la statua di Giuseppe Garibaldi, che risulta essere un po' tozza perché originariamente era stato previsto che fosse realizzato su di una montagna circondato da altre due figure, ma poi per mancanza di fondi è stata realizzata solo questa parte della statua. Questo grande palazzone rosso, che si trova sul lato sud invece del Washington Square Park, è la Bob's Library, che è la libreria della New York University. Originariamente infatti era stato previsto di realizzare il campus della New York University a quadrilatero, circondato quindi l'intero parco. Poi questo progetto è venuto meno ed è stata realizzata solo questa libreria, edificio veramente mastodontico. Questa è una via chiamata LaGuardia Place, ed è così chiamata perché è intitolata alla memoria dell'ex celebre sindaco Fiorello LaGuardia. Stiamo andando incontro proprio alla sua statua,
in carica dal 1934 al 1945, è considerato l'uomo politico più importante della storia della città, insieme all'ex governatore olandese Peter Stuyvesant, statua che si trova in questo punto perché egli viveva proprio qui nelle vicinanze. Tra l'altro Fiorello La Guardia, che era di origini italiane, anche se lui era statunitense al 100%, nonostante le fesserie che qualche guida vada dicendo in giro sul fatto che egli fosse nato in Italia, non è assolutamente così. Egli era nativo infatti di New York City. Questa è la McDougall Street, una delle strade principali del Greenwich Village, strapiena di negozietti e di attività gastronomiche. Guardate per esempio a questo angolo due attività storiche che sono la Mainetta Tavern e dal lato opposto il Caffè One, che è stato il posto nel quale hanno esordito musicisti del calibro di Bob Dylan e Bruce Springsteen, o meglio, più che esordito, hanno mosso i primi passi. È una via veramente deliziosa questa. Sempre sulla McDougall Street c'è il coloratissimo Caffè Reggio, che si dice che sia il bar che ha importato il cappuccino qui a New York City, come vedete, in attività dal 1927. Guardate la Bedford Street, che roba! Quartieri pacifici e pieni di verde, come potete vedere. Esistono anche a Manhattan due particolarità: questa, che è la casa più stretta di New York City, ci viveva la poetessa vincitrice del premio Nobel, Edna St. Vincent Millay, mentre a fianco c'è quella che è la Isaac Hendricks House, della casa più antica del Greenwich Village. Ed ecco, sempre sulla Bedford Street, l'ex Chumleys, che era uno speakeasy molto frequentato dagli artisti che abitavano in questo quartiere nel passato, e qui c'era la stradina nella quale si entrava da una porticina per evitare di dare nell'occhio. Come potete vedere, oggi c'è la targhetta sulla porta Nat Chumleys, per far capire che non c'è più il Chumleys e che quindi le persone non devono bussare o suonare. L'incrocio tra la Bedford Street e la Grove Street è uno di quelli che ci regala alcuni degli edifici più particolari dal punto di vista architettonico, molto bizzarri, che rispecchiano un po' l'essere eclettici in questo quartiere. Vedete per esempio questa casa realizzata interamente in assi in legno, nella quale si disse che viveva Walt Disney, e sul lato opposto il celebre appartamento della serie Friends, celebre edificio della serie Friends. Definirlo un appartamento non è molto appropriato, è un vero e proprio palazzo intero, riconoscibilissimo con la sua base di colore rosso. E qui siamo nel Christopher Park, dove c'è questa statua che si chiama Gay Liberation. Come vedete sono due coppie omosessuali, statua che è stata collocata in questo punto non a caso, ma perché qui di fronte c'è lo Stonewall Inn, che adesso vi faccio vedere, che è il bar nel quale si sono tenuti i primi scontri per difendere i diritti della comunità omosessuale nel 1869, scontri che sono avvenuti alla fine del mese di giugno. E proprio in onore di questi fatti storici, oggi la manifestazione del Gay Pride si tiene proprio nel mese di giugno. Ve lo faccio vedere, mi avvicino allo Stonewall Inn, così vi faccio vedere anche la targa storica esplicativa.
Ecco, un po' in sintesi vi ho raccontato questa storia. Altro luogo cinematografico per antonomasia, sulla Perry Street, la casa di Carrie Bradshaw nella serie Sex and the City. Davvero io non vorrei essere nei panni di coloro che vivono in questo edificio, perché guardate come si accalcano le persone per fare foto e video. Infatti è stata messa una catenella per impedire alle persone di recarsi a ridosso della porta, cosa che nel passato succedeva puntualmente. Sulla Hudson Street invece c'è la White Horse Tavern, bar storico molto frequentato dai poeti della Beat Generation, e qui ci fu anche l'ubriacatura fatale del poeta Dylan Thomas, che venne ritrovato morto per coma etilico nella sua stanza del Chelsea Hotel qualche giorno dopo. E amici, questi erano alcuni dei punti salienti che potete visitare nel Greenwich Village, un quartiere bellissimo che, oltre a queste particolarità che vi ho fatto vedere, è proprio particolare e bello perché è bello da vivere, da passeggiarci, con i suoi pavimenti ciottolosi, viali alberati, le tipiche townhouse. Vi consiglio caldamente di non perdervelo in uno dei vostri viaggi nella Grande Mela. Ci sentiamo sulla pagina per altri video e curiosità. A presto da Joe.